In questo titolo, Open To, abbiamo deciso di scegliere Action. Action vuol dire, sono dovuto andare a guardarmelo sul dizionario per essere sicuri, essere aperti a nuove idee, a nuove prospettive, a rivalutare la quotidianità, a guardare le cose in modo diverso. È anche un'azione, è una chiamata a fare qualcosa, a non star fermo. Quindi vorrei parlare in questi 17 minuti che restano di qualcosa di diverso, di qualcosa che sta fuori da questo mondo, apparentemente lontano, ma molto vicino a noi. Stazione Spaziale Internazionale, una casa laboratorio che gira attorno alla Terra a 28.000 km all'ora, andiamo lassù perché troviamo lassù delle cose che non ci sono qui sulla Terra e paradossalmente possiamo ricercare, scoprire cose che poi ci aiutano nella vita di tutti i giorni. È un posto isolato, confinato, non è facile arrivarci, bisogna prendere un razzo. Non è che ci sono poi così dietro l'angolo, è un po' come avere una mini bomba atomica di sotto che quando si accende ti spara verso l'alto. Non ci vuole moltissimo arrivare ai 400 km di quota della Stazione Spaziale Internazionale, diciamo 8 minuti e mezzo, è come un Milano-Roma in 8 minuti e mezzo più o meno. Dopodiché ti avvicini alla stazione spaziale e finalmente, se va tutto bene di solito va, entri a far parte di questo nucleo di extraterrestri, perché ci credo agli extraterrestri, eravamo noi, questi extraterrestri che sono lì a sostanzialmente vivere e lavorare in questa casa laboratorio. E qui cominciano subito i problemi, perché sostanzialmente tu ti sei addestrato per anni, anni, anche 10 anni, e arrivi su e non capisci più niente. Scherzando si dice che il tuo quoziente di intelligenza, quando arrivi in orbita, si divide per 3, perché sostanzialmente il tuo cervello è impegnato a capire che cosa sta succedendo. Tu ti sei addestrato, conosci esattamente tutto quello che c'è qua attorno, ma non hai previsto il fatto che non c'è più, non senti più la forza di gravità, e quindi quando arrivi e cerchi di mantenere i piedi verso il pavimento, quello che c'è scritto deck, scopri che non c'è. C'è scritto deck, ma non è il pavimento. Qual è? Chi è giusto? È lui? Sono io? Sono quegli altri laggiù in fondo? Boh. E questo è un po' quello che succede quando siamo qua sulla Terra. L'abbiamo sentito anche prima, la vita è un continuo cambiamento. Quando noi impariamo a fare qualcosa e lo facciamo bene e non facciamo nient'altro, ci siamo messi sulla via dell'autodistruzione. Perché se la vita cambia, le cose cambiano, quello che ti sta attorno cambia e tu non cambi, perderai il lavoro e non andrai avanti. Quindi qui hai una scelta: o diventi un extraterrestre, cerchi di capire che cos'è, o stai lì a farti mancare quelle cose che non troverai mai. È inutile che ti metti a piangere che non c'è la forza di gravità. Io voglio la forza di gravità, sto mangiando le cose e mi vola via tutto, non trovo più niente, li cerco per terra e non sono lì. Ecco, è inutile che fai queste cose. Questo è quello che facciamo normalmente nella vita. Non cerchiamo di cambiare questa inerzia che abbiamo a questo cambiamento, che poi di fatto è cercare di capire come fare a ottenere dei risultati in questa nuova situazione. Non è semplice, è difficile quando non sai cosa fare, guardare avanti, esplorare e fare, ma è quello che dobbiamo fare. Quindi quando capisci che non è necessario tenere i piedi verso la terra, tenersi con le mani lì per cercare di stare veramente, lascia andare tutto, non trovi più niente, e fai come Scott, che era lì da 3 mesi, che è già diventato extraterrestre, lì bello pacifico, tranquillo, lassù sembrava un vampiro quando l'ho guardato, e ho detto no, io voglio dormire qua perché lì si dorme meglio, quando di fatto ho capito che era esattamente la stessa cosa. E quindi questo cambiamento, questa inerzia è una cosa che dovremmo fare: cambiare la prospettiva invece di continuare a guardare quello che ci manca, guardare a quello che c'è ma che non scopriremo mai se non ci lavoreremo. La stazione spaziale è un posto dove si lavora, a dir la verità. Ti fanno lavorare dalle 7:30 di mattina alle 7:30 di sera, all'orario di servizio, quindi fai tutta una serie di attività, di esperimenti, non sei tu che decidi, è Houston. Ma la sera, chissà la sera quale sarà, quando non sei di servizio, mettiamola così, abbiamo la capacità di andare alla finestra e guardare di sotto, e di sotto si vedono delle cose incredibili che cerchiamo di fotografare, una delle cose belle che possiamo fare. E vedi qualcosa come questa è l'Italia,
Questa è l'Italia vista da su, che ho fotografato in 6K, la trovate questo video dell'Agenzia Spaziale Europea su YouTube, volendo, e si vede l'Italia come non la vedi. Questo è passaggio in tempo reale, si vede fino in fondo, lo dovrò fermare tra poco, ma vedete un po' le Alpi qua sopra che ci riparano dal nord, dal vento del nord, abbiamo il mar Mediterraneo sotto, attorno, che ci tempera l'atmosfera, dovremmo essere molto più freddi, siamo a 45 gradi, piuttosto alti. Insomma, un paese veramente incredibilmente baciato dalla natura, e poi quando lo guardi con più attenzione, rivedi di nuovo l'Italia, ma capita che la vedi così e cominci a pensare, ups, dove siamo noi? In Val Padana. E in Val Padana spesso e volentieri la situazione non è delle più rose, difatti ogni tanto si ferma la circolazione a Milano, ma insomma è un po' di più di piccola Milano. E questo è quello che ti permette di fare, guardare la terra dalla stazione, di vedere le cose tirandoti indietro e abbracciare una visione più completa. E dico sempre, guardare la terra da qua giù è come pretendere di vedere un ritratto mettendo il naso appoggiato alla tela. Vedo qualche dettaglio, ma non vedo questo ritratto. E questo è quello che ti dice le cose, guardate lassù. Dove siamo qui? Bellagio, l'avete riconosciuto, il lago di Como. Siamo più o meno sotto questa nuvoletta qua, quindi va bene. Ma noi non ci rendiamo conto di come la natura non è esattamente come la pensiamo noi. Questo è una serie di fiumi in Argentina, a sud di Buenos Aires, ed è interessante come tutte le volte che ci passi sopra cambiano, sono diversi, perché i fiumi cercano di andare dove c'è meno resistenza. Questo è l'Orinoco in Sud America, guardate questa foto dove si vede sostanzialmente quante volte questo fiume ha cambiato il suo corso nel corso degli anni, ma noi pensiamo che i fiumi siano delle strutture che sono ferme, ma non è vero per niente, questi si muovono. Se li dovessimo guardare noi con i nostri occhi da terrestri, che 10 anni ci sembrano tanti, 1000 chilometri ci sembrano tanti, e li guardassimo con gli occhi dell'extraterrestre, vedremo che i fiumi sono delle cose vive che si muovono in continuazione. Questo è il Grand Canyon, che ha scavato addirittura delle valli profonde 2 chilometri, ha portato via tutto quello che c'era lì dentro e l'ha portato da un'altra parte. Questo è il Mississippi, che nel 2011 ha deciso di straripare e ha mandato sott'acqua tutta una serie di città. E uno dice, ah no, il Mississippi straripa, ma come? Ma questo è quello che fanno i fiumi, quando si blocca da qualche parte, risalgono verso l'altra. E dove costruiamo noi le città? Vicino ai fiumi, perché è molto più semplice, ci serve l'acqua. Ma non ci rendiamo conto che poi i fiumi vanno fuori. Sempre una visione generale, i Caraibi. Poi quando li vai a guardare da vicino vedi le sabbie tirate, vedi queste isolette, vedi questi spettacoli da lassù, sembrano casuali ma non sono poi così tanti casuali. Qui siamo in Australia e poi guardi qualcosa che abbiamo cominciato a costruire dragando tutte le sabbie e le barriere coralline, perché non ci basta, abbiamo la città piena e quindi costruiamo qualcosa fuori, e non ci rendiamo conto che stiamo cambiando totalmente la natura qua attorno. Questa è Venezia. Venezia ogni tanto va sott'acqua. Non so se è stata una bella idea costruire una città lì, ma insomma dovremmo anche capire che Venezia è bellissima, c'ero meno di una settimana fa, però insomma è un po' problematica la situazione. Questo è il Vesuvio visto dallo spazio, ed è interessante come vedi tutta una serie di abitazioni lì attorno. Se fai una foto di notte vedi dov'è esattamente il Vesuvio, attorno ci sono 1 milione di persone. Se quello scoppia, come ha fatto un po' di tempo fa, qui c'è qualche problema, dovremmo stare attenti. L'Italia super luminosissima, sembra che abbiamo elettricità gratis, ce la danno gratis. Guardate un po' il resto dell'Europa, quasi scura, e poi arriva Milano, arriviamo noi che bruciamo energia senza nessun problema. Eccolo qua, Milano, visto dall'alto, tra l'altro. L'Italia è molto, molto bella, come ripeto, è un paese incredibile visto da lassù, dovremmo stare attenti però alle risorse che abbiamo. Chiudo questo talk con un video che
trovate su YouTube anche questo, se fate una ricerca per The Sounds of Silence o The Sound o Silence NASA, trovate questo video pubblicato dalla NASA. L'abbiamo fatto con la NASA quando eravamo in orbita, io facevo un bel po' di fotografie di passaggi, ne ho fatte qualcosa come 500.000, il russo faceva i dettagli, e quindi abbiamo messo assieme questa cosa. Quindi volevo vederlo assieme a voi, perché vi fa vedere un po' come si vede la Terra da lassù e come diversa è, come dovremmo guardarla in un modo diverso, per andare a questo action, per fare qualcosa, per fare delle azioni, per stare attenti a cosa facciamo. Questa è l'alba vista dallo spazio, ci vogliono circa 7 secondi per passare dalla notte al giorno, poi quando 7 secondi dopo si accende il mondo e vedi tutto bianco e blu, nuvole e oceani. Poi ogni tanto qualche terra, qualcosa la vedi, ma è veramente difficile capire anche dove sei o che cos'è. C'è una visione più completa. Qualcosa di strano ogni tanto. Questa è l'ombra della luna in un'eclissi di sole che abbiamo fotografato dallo spazio. Questa è l'Italia. E guardate l'Africa dov'è, dietro l'angolo. Siamo proprio attaccati all'Africa. Questa è Londra vista dallo spazio. Questa è Roma, la stazione Termini, il Colosseo. Di notte si accendono le città. Questa è la Mecca in Arabia Saudita. I ghiacciai della Patagonia. Un'aurora australis. La luna con tutti i pianeti allineati in quest'alba lunare. Di notte si accendono le città, questo è il nord degli Stati Uniti. Siamo dappertutto come su un albero di Natale con un temporale lassù. Questo è Washington negli Stati Uniti. Questa è Mosca, 18 milioni di persone in questo anello. Un atollo nel Pacifico, la Grecia scura e l'Africa bruciata dal sole, delle isole in Egitto, un lago in Australia, una vista nel deserto del Sahara, un impatto di un meteorite nel Sahara, un vulcano nella Kamchatka. Un uragano arrivato contro Houston quando eravamo in orbita, l'occhio di un tifone arrivato contro il Giappone, i Caraibi, una macchia smeraldo sopra la terra. Qui volevo prendere l'Italia, questa è la Spagna, l'Africa, il Mar Mediterraneo. Arriva l'Italia, arriva lì un nuvolone incredibile. Prima ha preso la Puglia. In Africa. Nei deserti non ci sono nuvole, il Nilo, Sinai, Israele, Arabia Saudita, Mar Rosso. Un'aurora borealis. Un fiume nel Madagascar, rosso per le deforestazioni. Una strada in un deserto dell'Iran. I deserti della Namibia. New York, Parigi, e ancora una visione d'insieme dove non si vedono le nostre mini nazioni, si vede qualcosa ma non si vede molto, che alla fine ci sono delle considerazioni da fare. Lascio finire questo video e poi facciamo un paio di considerazioni in chiusura. Vi dicevo che quando sei lontano non vedi più i dettagli, ma vedi qualcosa di insieme che è estremamente importante.
uno guarda e vede qualche terra, qualcosa, ma di fatto quello che succede è che noi siamo qua sotto, nelle nostre case, nei nostri giardini, nelle nostre città, e non ci rendiamo conto che siamo qua sotto e abbiamo sopra di noi un muro, un confine, che è questo. Quando il sole se ne va, resta acceso per qualche minuto, e l'atmosfera, quello è il nostro muro che ci divide tra i nostri mini confini, i nostri mini giardinetti e il vuoto dell'universo. Se non ci fosse questo muro, non ci saremmo. Quindi dobbiamo stare attenti a quello che facciamo, ai nostri giardinetti va bene, ma anche a quel muro, perché senza quel muro non ci saremmo. Grazie.